Buongiorno e bentornati sul canale. Dopo tantissimo tempo, perché per tutto l'inverno sono stato, ho fatto diverse uscite in bici, ma sempre vicino a casa. Sono uscito con gli sci d'alpinismo, ma non ne valeva la pena fare dei video perché non ho fatto chissà che grandi uscite. Però oggi è il primo di aprile, è ritornata la primavera e quindi si riparte con l'attività ciclistica nelle montagne. Spettacolo, sono stracontento. Oggi sono a Vertova e andiamo a vedere il Segredont, la cima del Segredont, che è una montagna vicino a casa che però non ho mai ripreso. Quindi si parte. Ci sarà un pezzo di strada fino quasi in cima, quindi non riprenderò molto, però poi comincia il sentiero, arriviamo in vetta e poi sarà tutta discesa sul sentiero, ovviamente. Si parte. Alla mia destra c'è l'inizio della Valle Vertova con il suo bellissimo fiume ed estate spettacolare. Infatti questa valle si riempie di famiglie, di bambini e di gente che va a passeggiare perché il suo fiume è davvero indescrivibile. Quindi sto percorrendo, come dicevo prima, la strada che porta al Monte Cavlera, anche se in effetti ci potrebbe essere una mulattiera che sale, che ho fatto un paio di settimane fa tra l'altro, ma è abbastanza impegnativa e visto che ho già una parte impegnativa dopo e è la prima uscita della primavera, direi che possiamo anche evitarcela. La mulattiera di cui vi parlavo è questa qua, si sale da qui, ci sono comunque dei pezzi di strada, però è, diciamo che è tutta mulattiera, da fare ovviamente solo ed esclusivamente con le bici elettriche. Bene, sono quasi arrivato al Monte Cavlera. Per andare al Monte Cavlera si va a destra, dove c'è anche il rifugio degli alpini, mentre io vado verso il Monte Alben e il Bivacco Testa. Tra poco inizia il sentiero che mi porta sul Segredont. Eccolo! Io ora vado a destra e quando tornerò scenderò dal sentiero 529. Non so quanto sarà ciclabile questa, eh? Presumo pochissimo però. Che bello però. È più portage che tutto il resto. Ma speriamo che la discesa sia divertente. Praticamente tutto a spinta. Che bello. Sono non poco allenato, di meno ancora, cavoli. Ah, è ora di riprendere in mano queste attività un po' più energiche. È bello stipite questo Segredonte, la miseria, ci sarà una bella discesa qua, eh. Bella 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 tecnica, forse fin troppo. Eccomi arrivato al Segredonte, o meglio sulla montagnetta parallela perché è un po' scosceso salire e direi che è abbastanza inutile portare la bici fino sulla croce che è appena lì, quindi sono salite un po' di più, ho fatto tutte queste crestine. Continuando di qui ci sarebbe il Monte Alben da fare, che è impervio, l'abbiamo già fatto in passato io e mio amico, ma dall'altra parte che è un pochino più morbido. E continuando su questo bellissimo sentiero si arriva al Bivacco Testa, che è da qualche parte là in zona. Fuori forma? Ci siamo! Quindi adesso torno giù. Volevo far volare il drone, ma ci sono delle raffiche di vento abbastanza preoccupanti e non è che abbia molto voglia di perdere il drone, anche se può resistere a velocità del vento molto elevate, però direi che nel mio caso posso anche evitare che tanto non cambia nulla. Magari lo faccio andare un po' più sotto, che mi sembra un po' meno arieggiato.
Non so quanto riuscirò a fare questo sentiero in discesa perché è bastardissimo. Eccolo lì, Segredon, come si vede bene. E portare la bici lì è abbastanza inutile, direi. Già l'ho portata fino a qua. Che bello che si torna sui sentieri di montagna, quelli veri. In alto c'è ancora neve, ma qua non molta, anzi qua zero. Un po' di ripidità vera qua. Qua potrei anche uccidermi, quindi direi anche no. Bello aggressivo, bello aggressivo. Ci piace. Sono leggermente disidratato perché ho dimenticato l'acqua, la cosa più giusta da fare in montagna. Spero di trovare una fontanellina. È la montagna più secca del mondo questa. Impestato questo sentiero. Un po' sollecitati i freni. Yes. Madonna, sei tosto, non me lo ricordavo così. Ah, prima parte è andata. Adesso sono arrivato. E voilà, sono arrivato qua, ancora la strada, ma adesso si fa sentiero 329 Segredont che abbiamo fatto adesso. Ne vale la pena? Non ne vale la pena secondo me. Cioè è sempre bello andare in montagna, chiaramente a me piace e ci sono andato, infatti ne sono molto fiero, però quel tecnico che per me, per la mia capacità, è quel filino troppo. Il sentiero che andrò a fare adesso invece è tecnico, però che mi piace un po' di più perché è un po' più scorrevole fondamentalmente. È il 329A, non il 329 il sentiero. Ho sbagliato, c'è anche il 329 che è molto bello, ma io faccio questo. Che bella sta cascinetta, eh? Sembra di altri tempi.
È da altri tempi, in verità. Questo sentiero l'ho fatto l'anno scorso in pausa pranzo perché di sì, perché avevo tempo e l'ho fatto in pausa pranzo. Un po' allungata come pausa pranzo. E l'hanno anche pulito tutto, tra l'altro, eh? Mi sembra tutto bello tagliato. Non me lo ricordavo così pulito e lustro. Oppla, il sassolino lì. Ci ho preso una follia. Dove tu sei, foglia? Che rompiballe questa foglia. Ah, fino adesso tecnico ma non troppo, anzi molto bello e scorrevole. Un po' di curve strette, ma vabbè, lo ricordavo un po' più austero. Troppo bello, oh, uno spettacolo. Poi la bellezza di questo sentiero è che è infinito, davvero dura un'eternità. Ma davvero bravi a chi ha pulito questo sentiero, perché quando l'ho fatto l'anno scorso c'era tutta un'erba alta, sembrava super selvaggio, impraticabile. Invece vedendolo in questa stagione primaverile è pulito, è uno spettacolo davvero, wow. Trullallero, trullallà. Ma che bello, mi sto divertendo troppo tanto. Ah, rieccoci. Eccoci. Ciao. Arrivato là. Sì, eh. No, sono arrivato al Segredonte e basta. Buona passeggiata. Un bacchetto attaccato alla bici.
ma mi fermo. Non riesco a fermarmi, è troppo bello. Qua sti bacchettini. Questo è il tecnico giusto che mi piace, perché è tutto scorrevole, ci sono dei pezzi molto flow, mentre dei pezzi un pochino più tecnici, e mi piace un sacco. Pezzettino, tac. Ho qua le gambe che sono già demolite, ma quello è un altro dettaglio. Ehi! Qua alla mia destra c'è la Valle Vertova, che è quella che vi dicevo prima all'inizio, che è molto bella per venire a pascolare d'estate. Qua c'è un pezzo che non mi piace da fare in bici, e questo, che se sbaglio, strada, opla. Fonte, benissimo. Ah, quasi quasi non bevo. Momento di privacy. Non è la prima uscita, perché d'inverno quest'inverno mi sono allenato vicino a casa, i sentieri soliti, un po' con l'alpinismo, eccetera eccetera. Però è la prima uscita che faccio portando la bici, camminando un po', e sono devastato. È sempre duro ricominciare in primavera, porca miseria. Anche se si fa qualcosa d'inverno, ma Nainen. Che spettacolo. Senza sole, perché se c'è il sole è guai. Il giro è finito, ahimè. Lascio la traccia in descrizione. Sono circa 17-18 km, 1200 di dislivello, neanche troppi. E alla prossima! Vi saluto dopo, dai, quando arrivo all'auto. Bici caricata, anche questa volta, questo giro è concluso. Grazie per seguire il canale, visto che gli iscritti aumentano. Wow, top! E alla prossima!